voi state affrontando qualche cosa che porterà grandi difficoltà, e però lo state facendo intenzionalmente. Se non lo si fa intenzionalmente, la vita arriva lo stesso con le stesse difficoltà, ma noi ne siamo travolti. Invece noi dobbiamo essere proattivi. Dobbiamo scegliere. Noi dobbiamo farle. Dobbiamo capire che cosa significa fearlessness. E non te lo puoi imporre. Ci vuole una preparazione. Guardare che cosa sta succedendo dentro si divide in due parti. L'osservatore e l'osservato. The observer and the observed. Ok? L'osservatore e l'osservato. La paura e l'osservato. Se c'è un osservatore vuol dire che sta guardando qualche cosa che non ti appartiene. Invece noi ci identifichiamo con la paura o col dubbio e succedono guai. Prima regola, fearlessness. La prima regola è fearlessness. E come si fa a non aver paura? Bisogna osservare la paura stessa. Si sta fermi, stretto, sulla spina dorsale e si ascolta. E il dolore è forte. È forte, è forte fino a quando svanisce, si dissolve. E lì c'è la soluzione al problema esterno. Siamo partiti senza paura, analizzando anche i rischi, eccetera, però il problema è che con molte persone con cui parliamo, una buona percentuale ci dice: ragazzi, ma voi siete dei folli in questo momento storico, eccetera, eccetera. Dell'eccitazione. E voi finite, esatto, finite in una maglietta arancione davanti alla telecamera, eccetera, no? Però il dubbio ti viene, dici: ma forse sono io un cretino che voglio fare questo viaggio rischiando queste cose che non ne vale la pena. Invece non lo so, questo non è che ci sta fermando per ora. Il dubbio è la malattia. No, la paura di che cosa? Non ha importanza, la paura. Sì. Poi noi abbiamo sempre una giustificazione, perché lui ha fatto, perché lei, perché se non fosse stato per quella tempesta ce l'avremmo fatta, se no, quella tempesta è la tua tempesta che ti porti dentro. Stanne certo di questo. Stanne certo. Questo è quello che io dico nel libro. Ma dice: vabbè, ma quello è un sogno, non sono cose avvenute. Io le tempeste le ho incontrate tutte, le ho affrontate tutte. Ed erano tempeste che mi dicevano: there is something missing within you. There is something missing within you. Don't blame others, don't complain. You have to look at yourself, turn towards yourself and see what is missing. Questo è il pezzo che manca. Quando manca un pezzo dentro, mancherà anche fuori. The outer and the inner are one and the same thing. Quindi nel momento che si interviene, if you intervene on the inner world and the world of causes, you will solve all the problems in the outer world.